Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti a questa conferenza stampa di presentazione del progetto di alfabetizzazione e attività motore integrale. Un progetto che il Comune di Cagliari sta portando avanti insieme al CONI provinciale, con il quale è stato siglato appunto un protocollo d'intesa per l'attuazione di un progetto del quale poi il Presidente darà tutti quanti i dettagli tecnici con le competenze proprie specifiche appunto del CONI. È un progetto che noi abbiamo deciso di estendere, un progetto già nazionale del MIUR e del CONI che era partito in alcune province e che però soltanto in pochissime scuole e plessi di Cagliari, abbiamo deciso di estenderlo a tutte quante le scuole di primo grado, per intenderci le vecchie elementari. Sono stati concordati con i dirigenti scolastici plessi e le classi interessate da questo progetto, che fondamentalmente mira alla diffusione quindi della pratica sportiva nelle elementari, che insomma, come sappiamo, poi non è proprio inserito nell'attività curricolare a pieno diritto come invece è nelle altre, nelle medie e nelle superiori, ed è un progetto con alte finalità educative che funziona moltissimo, non soltanto a livello di integrazione e quindi anche all'interno di tutti quanti quei progetti di antidispersione che vengono portati avanti e finanziati sia dalla Regione che dal Comune, appunto perché vorrei ricordare che la Sardegna è maglia nera quanto a dispersione scolastica, un primato che certo non ci fa onore e che dobbiamo cercare di combattere in tutti i modi. L'alfabetizzazione motoria è estesa a tutti quanti i plessi, poi in alcune zone critiche, sempre concordato con i dirigenti scolastici, c'è una intensificazione di questo progetto e quindi si parla di alfabetizzazione motoria. Vorrei soltanto dire che il Comune di Cagliari intende, questo è stato uno dei primi atti all'interno di un progetto che mira alla costruzione di una politica dello sport. Una politica dello sport, ovvero una politica tesa a diffondere sul territorio nel modo più capillare possibile i valori forti e importanti dello sport. Questo progetto va anche in questa direzione e abbiamo deciso, visto che come ben sapete le risorse che abbiamo non sono certo illimitate per usare un eufemismo, abbiamo deciso di iniziare nel nostro processo di costruzione proprio dalle scuole. Io vorrei intanto ringraziare l'assessore Puggioni, le cose che ha detto lei in realtà rappresentano già una bella sintesi di questo progetto e quindi le informazioni che io devo dare sono effettivamente minime. Voglio sottolineare un aspetto importante: quando le istituzioni pubbliche, e tra le istituzioni pubbliche metto anche il CONI, perché è un'istituzione pubblica anche il CONI, si preoccupano della base, si preoccupano dello sport di base, della diffusione dell'attività motoria di base, fanno il servizio più importante ai cittadini, perché destinare risorse a grandi manifestazioni e eventi sportivi è facile, spesso dà anche molta visibilità, però a volte le crisi che attraversano anche in termini di risultati certe discipline sportive sono invece legate al fatto che manca l'attività di base. E in ogni caso, per un'istituzione che ha una responsabilità e un ruolo così importante come il comune del capoluogo di una regione come la Sardegna, o il CONI, che è diffuso su tutto il territorio nazionale, pensare di risolvere i problemi più urgenti della nostra gioventù è comunque una priorità. Rispetto a questo, il ragionamento è stato fatto in base alle disponibilità di bilancio presenti, disponibilità che è bene rappresentare sono sempre più esigue e di questo abbiamo necessità di fare dei ragionamenti utili, e dico che in base al progetto, in base all'acquisizione, in base ai primi report che da questa esperienza arrivano, l'esperienza sembra veramente favorevole. Adesso aspettiamo di vedere quelli che sono i risultati finali del lavoro, ma mi sembra che si tratti di un vero e proprio investimento da parte dell'amministrazione comunale.